In questo video di oggi vi parlo di un prete americano, Padre Johnson, che abita in Michigan ed è un personaggio molto conosciuto in tante applicazioni, in tanti siti, per esempio TikTok, anche Instagram. Proprio su TikTok questo prete va a mettere dei video in cui va a raccontare la fede religiosa, nei quali ha messo proprio per iscritto, ma ha messo a voce diverse esperienze che lo avrebbero coinvolto in prima persona. Pensate che Padre Jones ha raccontato uno dei suoi racconti, uno dei suoi discorsi, che appunto ci sarebbe stato un viaggio all'inferno che sarebbe abitato demoni inquietanti che ascolterebbero tutto il tempo e andrebbero a selezionare due tipi di brani. In particolare sarebbero addirittura Umbrella di Rihanna, uno dei brani. 70.000 i follower che questo personaggio ha, più di 70.000 e è veramente incredibile. Infatti nel 2016 fu colpito da un attacco cardiaco che secondo lui lo mise in contatto con l'aldilà. Il prete ha fatto sapere di essere giunto quindi all'inferno, un luogo veramente terribile e devastante, e Johnson avrebbe detto: il mio spirito ha lasciato il mio corpo. Ho pensato che sarei salito, pensavo di aver fatto così bene durante la mia vita terrena e di aver fatto cose belle a tante persone. Io sono sceso, sono entrato nel centro della terra. E ho visto cose davvero incredibili. Racconta gli orrori in prima persona, i demoni che avrebbero ascoltato, soprattutto due canzoni a suo dire, ossia Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin e il brano molto famoso di Rihanna, ossia Umbrella, Umbrella. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, sono racconti, ragazzi. Ovviamente nessuno sa cosa c'è dopo la morte, non si sa che fine fa, ha ammesso il concetto che esista un'anima, l'anima dove vado a finire il corpo che noi abbiamo qui sulla terra, che va in pasto ai vermi o bruciato o chiuso come sempre accade dentro a un contenitore chiuso, la fede effettivamente va qua. Da narratore italiano è tutto, un saluto di caro voi, al prossimo video.